al Teatro Manzoni la scuola delle mogli, sino al 19 febbraio. Vediamo. Signor Orazio, Santa Agata Benedetta fa che siano pure sincere le sue parole. Potete dubitare. Allora davvero, i vostri baci, i vostri bracci, le vostre parole di questi giorni non volevano offendermi. State zitto, ascoltate. Lo spettacolo si è voluto trasporlo e parzialmente tradurlo in siciliano. Questo lo si può fare solo con i grandi classici, no? Si può fare con Molière, che sicuramente rimane il più grande autore insieme a Shakespeare di tutti i tempi del teatro occidentale. Se dovesse venire un certo Orazio. Orazio! Orazio! La vicenda di questo Arnolfo, che in età piuttosto più che matura, decide di maritarsi. Adesso andate, Agnese, andate, fra pochi istanti noi due praticamente saremo marito e moglie. Avendo questa paura, questo terrore delle corna, ho fatto in modo che chi sarà la mia sposa non solo sarà illibata, innocente, pura, ingenua, ma sarà anche una scecca, una somara. Perché quello, secondo lui, quella è la chiave affinché una donna non debba tradire. Signora, voi non siete un nobile uomo, voi siete una bestia. Cosa? E quest'uomo che è proprio impersonato da Enrico Guarneri, che è alla ricerca di far crescere questa ragazza scecca, un po' asina, un po' stupida, ma purtroppo questa donna, come un po' tutte noi donne riusciamo a fare, è riuscita nella sua vita in segreto, nascostamente da lui, a farsi un suo carattere, una sua personalità. Tant'è vero che lei si incontra per caso un giovane e se ne innamora. Siete già pentita per l'impegno che avete preso? No, Orazio, come potrei pentirmi? Ma temo che il vostro cuore possa un giorno cambiare. È un crescere continuo di preoccupazione, di ansia, di determinazione, di odio. Odio. Con grande violenza che non c'è da dare pugni, È divertente, carina, lui strepitoso, bravissimo. Divertente, veramente. Uno spettacolo simpatico. Molto divertente e molto ben recitato. Un po' troppo strillato, però nel complesso è divertente, molto bravo, è una storia simpatica.